studio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. In questa giornata vogliamo raccontarvi quanto era speciale il legame che aveva Padre Pio con i suoi figli spirituali, anche coloro che non potevano giungere qui a San Giovanni Rotondo, e ce n'erano tantissimi per svariati motivi. Eppure, testimonianze, racconti, cronache spiegano come Padre Pio sia stato da loro, nelle loro case o in altri luoghi, per effetto della bilocazione. C'è proprio un confratello cappuccino di Maglie, Puglia, vicino a Lecce, che un giorno scrisse a Padre Pio perché il papà stava veramente male. Aveva un tumore alla schiena ed era a letto da diverso tempo. Chiese delle preghiere per suo papà. Padre Pio rispose attraverso un confratello che avrebbe pregato per il papà e di stare tranquillo. Intanto però al papà, il pomeriggio, per 9 giorni consecutivi, si presentava un frate con la barba, con dei mezzi guanti, che stava accanto al suo letto e gli diceva: stai soffrendo, è vero, soffri con pazienza. Quest'uomo, che ha raccontato solo dopo quello che accadeva, in quel momento, ecco, sentiva e percepiva quindi la presenza di Padre Pio, ci si aspettava un miglioramento. Invece accadde qualcosa di diverso, perché quest'uomo continuava a stare male, addirittura peggiorava. Al termine di questi 9 giorni si decise di dare il sacramento dell'unzione degli infermi. Fu proprio il figlio che diede al papà l'unzione degli infermi. Quella notte apparve nuovamente questo frate con la barba e con i mezzi guanti. Si avvicinò al letto e disse a quest'uomo: ora basta, hai sofferto tanto, va bene così. Quest'uomo il giorno dopo si svegliò, addirittura si alzò dal letto, andò dal figlio e gli spiegò e raccontò tutto. Era guarito. Il figlio scrisse immediatamente a Padre Pio ringraziandolo. Addirittura il papà tornò nei campi a lavorare, ma poi fece un viaggio da Maglie a San Giovanni Rotondo per venire qui a ringraziare Padre Pio.